Cos'è la mappa che stiamo osservando? In questa mappa vengono rappresentati quelli che sono in tempo reale gli attacchi, quindi da un punto qualsiasi all'interno del globo l'attacco parte e quindi vediamo dove poi va a terminare. Siamo nel centro per la protezione delle infrastrutture critiche. C'è stato venerdì un attacco hacker, wannabe. Di cosa si tratta? Come si è sviluppato? Beh, WannaBe è un vero e proprio ransomware, cioè un'infezione che si propaga in rete, che infetta i computer e che cifra il contenuto dei computer, dei PC. In questo caso cifrava sia computer, quindi client, sia server, e a fronte del pagamento di un riscatto viene poi rilasciata la chiave per decifrare il contenuto. E quindi è un virus a tutti gli effetti molto impattante su quella che è l'attività che ciascuno di noi fa con il proprio PC, sia a livello aziendale che a livello personale. Il riscatto era stato chiesto in Bitcoin. Cosa sono? Bitcoin è la più comune moneta virtuale, ve ne sono tantissime oramai di monete virtuali, la più utilizzata è il Bitcoin, ormai ha qualche anno di età, ed è una moneta che viene acquistata in rete cambiando il proprio conio, il conio nazionale, ed acquistando appunto Bitcoin, che sono riconosciuti a livello internazionale. Questi vengono acquistati attraverso i cosiddetti cambiatori, che vendono Bitcoin, e vengono gestiti attraverso un wallet, un vero e proprio portafoglio virtuale. Hanno una loro valutazione. Attualmente valgono anche parecchio, qualche migliaio di dollari, e il riscatto per l'appunto veniva richiesto in Bitcoin. Quello che abbiamo riscontrato fino adesso è una vera e propria evoluzione del virus. L'attacco attuale alla Cina vede infatti una componente diversa dal punto di vista del codice del virus stesso. Per esempio, non è più presente, sembrerebbe, il bottone di kill switch, non è più presente quindi quel dominio contattato il quale veniva ad essere stoppata di fatto l'infezione in essere. Per questo bisogna mantenere ancora molto alta la soglia d'attenzione ed è per questo che siamo in continuo dialogo con le infrastrutture critiche, cercando di fornire loro dati che possano in qualche modo implementare i loro sistemi di sicurezza e riconoscere in anticipo l'attacco in corso, che può avere mutevoli aspetti in questo momento. Come può un normale utente cercare di evitare di essere infettato? Allora, il normale utente deve fare pochissima attenzione. Innanzitutto deve attivare quelli che sono gli aggiornamenti dei sistemi operativi. Quindi ogni qualvolta il nostro fornitore di sistema operativo, Windows, Mac, chiunque sia, fornisce degli aggiornamenti di sistema, questi vanno immediatamente implementati. Perché? Perché con quei sistemi vengono coperte vulnerabilità, bug all'interno del sistema operativo che vengono sfruttati. Non soltanto in questo caso da WannaCry, ma vengono sfruttati da tantissimi attaccanti per qualsiasi tipo di attacco informatico. In secondo luogo, vanno aggiornate costantemente le firme degli antivirus, perché è ovvio che per questo virus sono già state rilasciate delle firme. Se uno si cautela per tempo, difficilmente sarà colpito. In terzo luogo, stare sempre molto molto attenti alle mail che si ricevono, perché spessissimo il mezzo di propagazione, il vettore di infezione è una mail.